con Peppe Poeta. Per te l'inizio di una nuova avventura, con quale emozione arrivi a questo Torino? Ma arrivo con la voglia di far bene, di fare una buona stagione, con la serenità di una società seria che ha costruito una buona squadra, che vuole far bene e con col solito entusiasmo. Ecco, sei un giocatore molto esperto, probabilmente uno dei, anzi forse il più esperto quasi sì. All'interno della... Cioè, tra virgolette più vecchio. Diciamo esperto. Esatto, più bello, sì, sì. Ecco, arrivi a Torino dove invece troverai appunto una squadra molto giovane, molto alcuni giovane. Non hanno neanche esperienza europea, ti fa sentire una maggior responsabilità questa cosa? Nì, nel senso che già sono 2-3 anni che diciamo che va così, sia in Spagna, l'ultimo in Spagna, sia l'anno scorso a Trento ero... Ripeto, il più esperto, quindi ne ho parlato già con la società, era una delle cose per cui loro hanno voluto me, quindi sarà semplicemente una cosa che ho sempre fatto, nel senso che dare una mano a questi ragazzi giovani a crescere, a capire dove sono finiti, lo faccio con voglia, lo faccio perché mi piace farlo e perché anche questo richiede la società. Si è spinto ad accettare questa offerta di Torino? No, subito ho accettato Torino perché era molto stimolante, perché le grandi piazze sono quelle che trovi nel movimento. Secondo me Torino c'ha grande potenzialità, abbiamo stato anche nel preolimpico, una piazza che può fare 15.000 persone nella partita di pallacanestro. Secondo me ha grossi margini, è una società seria, una società ambiziosa e questo sicuramente è stata una delle cose per cui mi ha spinto di più a firmare qui. Ecco, quale... Oltre logicamente poi aver parlato con altri palchi, con il notaio, con Frank, tutto insieme mi ha convinto. Ecco, qual è l'obiettivo in vista di questa stagione? L'obiettivo secondo me prima di tutto è fare 22 punti subito e salvarsi, poi dopo divertirsi, far divertire, amalgamare una squadra che logicamente è molto con 10 giocatori nuovi, giovane, quindi avrà bisogno di tempo e di supporto. Ecco, nota dolente alla fine, puoi immaginare cosa è successo? Non sappiamo spiegarcelo neanche noi. La pressione sicuramente ha avuto una grossa componente nel non farsi giocare sciolti come avremmo voluto. Sicuramente un'ottima partita della Croazia, una partita solida, l'ha dimostrato anche adesso alle Olimpiadi, sono una squadra solida che sa dove andare, sa cosa fare. Noi abbiamo peccato un po' di... avevamo tutti tanta voglia, questo posso mettere non posso metterci la faccia, ma sul fuoco. Non va puntato assolutamente il dito, non va trovato un colpevole, è andata così, ce l'abbiamo messa tutta, siamo i primi a essere delusi, che volevamo essere lì, era una grande occasione per tutti, e purtroppo sono stati più bravi loro. Ecco, si vuol dire che magari se diciamo il progetto Messina fosse iniziato con un anno d'anticipo, magari ecco, avete avuto anche pochi mesi per prepararlo, faccio l'esempio di Gigi Datome, che non era il vero Datome, abbiamo visto, era appena arrivato. Avuto pochissimi giorni al completo, forse 10-12, quello sicuramente. È un allenatore incredibile, che cura tantissimi dettagli, che conosce la pallacanestro, è un vincente come pochi in Europa, quindi ha avuto pochissimo tempo, però comunque ha trasmesso tanto come leadership, come idea di gioco. Sicuramente con più tempo avrebbe marchiato la squadra più a sua immagine e somiglianza ancora di più di quello che ha potuto fare in così poco tempo. Grazie mille. Quindi.